In un pacchetto così piccolo, infinite possibilità di creazione. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi voglio farvi conoscere un materiale veramente innovativo e bello. Allora, tanto innovativo non c'è perché questa è una casa antichissima, però innovativo per la concezione italiana dell'acquerello, diciamo così. Diciamo che non molti lo conoscono, pur essendo un prodotto molto conosciuto all'estero. Sono i Perles della Nicholson's, che sono degli acquerelli in cartina, che detto così non significa nulla. Io ho comprato questo pacchettino, che è la selezione di tutte le tonalità con un formato un po' più ridotto, ma questo formato è più che sufficiente per durarvi almeno 2 anni. Quindi, a seconda dell'utilizzo che ne volete fare, orientatevi per il formato mignon, però con tutti i toni, o per dei formati di blocchetto più grosso con delle selezioni di toni fatte dalla casa. Infatti questi acquerelli vengono venduti come le normali palette con determinate selezioni di toni, delle collezioni che la casa, la Nicholson's, mette a vostra disposizione, e i link li trovate tutti qua sotto. Questo prodotto l'ho acquistato io, l'ho ritirato da Amazon perché ero curiosissima di usarlo per un progetto che ho in mente di portare avanti con voi proprio su questo canale. E allora andiamoli a conoscere. Si presentano così, sono molto anche spartani nel packaging e sono dei cartoncini, come vedete, in cui si vede anche la pennellata dell'acquerello concentrato che è dato sopra. Ora, come vedete, però ci sono un'infinità di toni che ora vi faccio vedere. Così, molto en passant, guardate che belli aranci, insomma ci sarà veramente da divertirsi. E come vedete i colori sono molto vividi perché sono belli concentrati. Sono molto comode, molto risicate come volume, e quindi per chi non ha grandi spazi veramente un grande aiuto per mantenere il proprio hobby senza invadere troppi spazi della casa. E in più hanno anche un'ottima qualità, questo ve lo preannuncio, perché questo non è un prodotto low cost ma è un prodotto di alta gamma. È un prodotto che vi suggerisco di acquistare se non avete molto spazio in casa, se fate molto spesso acquerello fuori casa, oppure se volete imparare davvero ad utilizzare l'acquerello e provare più esperienze possibile, e quindi anche questi acquerelli bellissimi. Vi faccio vedere anche tutti gli swatch dei colori per farvi capire la trasparenza di questa meraviglia. Ed eccoci pronti per la recensione dei Perles, il bonus pack della Nicholson's. Allora, questi sono, come vi ho detto, degli acquerelli in carta. Ora stavo leggendo che i colori erano messi nell'ordine in cui erano citati nella lista stampata sul packaging, ma io me li sono ripassati e rapassati tra le mani centinaia di volte, quindi ormai i miei colori non sono più nell'ordine che erano dati dall'azienda, ma non importa perché cercheremo di capire insieme quali sono i vari colori. E allora vi faccio vedere intanto come si presentano. Si presentano così, queste carte, queste cartine semplicissime, che a prima acchito voi direte ma sono scomodissimi. Non importa, oggi vi faccio vedere come funzionano, e la prossima volta, in un prossimo video, vi farò vedere come montare una palette in maniera deliziosa, super comoda e super travel, molto semplice e super portatile. Quindi cominciamo subito, vi faccio vedere un po' come funziona il tutto. Cominciamo con questo giallo. Guardate, io poggio appena, mamma mia, sono super concentrati sull'angolo, e guardate che potenza ha questo colore, ok? Proprio ho appena appoggiato, ho preso forse troppo colore, e adesso proseguo adagiando il pennello e mostrandovi che carica di colore questi
cartoncini hanno. Vi faccio vedere il bagnato su asciutto e adesso vi faccio vedere anche il bagnato su bagnato, perché questi sono acquerelli, quindi devono funzionare esattamente come gli acquerelli. E direi che ci siamo, no? Molto bello anche il bagnato su bagnato. Si spandono molto bene. Bagnato su asciutto e bagnato su bagnato. Vedete, io poggio appena appena il pennello. Pop, e loro vanno da soli. Che bello, che vividi! Stupendi. Devo dire che quando li ho visti su internet, questi colori mi hanno molto molto incuriosito, molto. E ho fatto bene ad acquistarli perché sono bellissimi. Proseguo con il bagnato su asciutto e adesso proviamo il bagnato su bagnato. La cosa che salta subito all'occhio è la vivacità del colore e la trasparenza dei toni. Molto sfumabili, bellissimi. Guardate che colori pieni e vividi. Che meraviglia. Sono acquerelli proprio freschi. Proprio perché da concentrato, diciamo così. Quasi quasi mi sono pentita di aver preso i sample. Sono talmente belli. Wow! 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 Stupendo. Che meraviglia, sono commoventi alcuni colori, commoventi per la bellezza dei toni e la vivacità. Ed ecco qua la cartella colori completa, cartella colori necessaria, perché come avete potuto vedere nel corso degli swatch, non sempre il cartoncino assomiglia nel tono al colore che poi effettivamente è. E comunque, anche se non ci sono scritti i numeri, i toni li potete facilmente capire dal retro dell'acquerello. Per esempio questo, scusate se l'ho tagliato ma già sto componendo la palette, questo è un tono molto simile a questo e via discorrendo. Diciamo che il retro dei cartoncini riporta quello che è il colore, il tono dell'acquerello. Sono dei bellissimi colori e sono veramente professionali, ragazzi, perché come vedete e come vi dico sempre, mancano i due non colore, manca il nero, manca il bianco. Ora io poi non so se nei libretti loro li vendono, io vi metto tutti i libretti che trovo qua sotto nell'info box, però per l'acquerello nero e bianco, per l'acquerello puro, non servono e infatti in cartella non ci sono, in questa cartella. Sono bellissimi e sono vividi sia con i toni bagnato su asciutto, che vedete nelle prime colonne qui, che con i toni bagnato su bagnato, dove
si diluiscono, perdono di intensità ma non di vivacità. Guardate per esempio questi verdi o questo fucsia molto fluo, direi. Diciamo che sono degli ottimi acquerelli in cui quello che si evince è la compattezza della trama. Ho usato una carta scarsissima per fare questa tabella proprio perché non volevo rovinare carta, e comunque il tono è compatto, non è screpolato e non è neanche chiazzato. Sapete quando fanno le zolle col bianco in mezzo? Assolutamente no. E in più è ben disteso, ben distribuito, uniforme. Devo dire che sono degli ottimi ottimi acquerelli. Necessaria la tabella colore. I colori sono questi, fatevi un fermo immagine. Mi piacciono tantissimo, li useremo insieme tantissimo. Voi potete crearvi o una cartella molto grande attaccando queste pasticcone così come le trovate e poi sotto il sample del tono, oppure nel prossimo video vi faccio vedere proprio come assemblare una carpetta colori. Che voto do a questi colori? Io do un 8 pieno. Non mi piace soltanto la mancanza del colore sul cartoncino, del nome del colore sul cartoncino, è la mia poca avvedutezza nell'averli spostati tutti quanti, quindi non avere, perché io me li giravo tra le mani per capirli, nel non aver mantenuto l'ordine e poi aver potuto mettere ogni nome al suo cartoncino. E vabbè, lo farò col prossimo che acquisterò sicuramente, perché lo riacquisterò una volta finiti questi, comunque che mi dureranno per un bel po', ricomprerò una nuova tranche. I prezzi, vi lascio il prezzo qua sotto perché non me lo ricordo esattamente, perché li ho presi insieme ad altri materiali. Li trovo convenienti? Sì, perché adesso quando vedrete come farò la tavolozza capirete bene che sono veramente durevoli, veramente veramente durevoli. Quindi, che dire, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Questi Nicholson Pearless sono fantastici, consigliatissimi. Il voto è 9 per la comodità, per il concetto, per l'idea, per anche la trasparenza e la qualità dell'acquerello. Mi piacciono tantissimo, veramente tantissimo. Il prezzo è un prezzo di alta gamma, però non è un prezzo esagerato, si aggirano mi pare intorno ai 24-30 euro, adesso non lo ricordo, ma i link li trovate qua sotto, e non solo il link di questa confezione, ma vi lascio il link anche delle diversificate palette, perché questo potrebbe essere un regalo stupendo per Natale. Se sapete che un vostro amico o una vostra amica acquerella, regalategli questi perché lo farete felice, perché questa è la classica cosa che una persona non si compra a meno che non la conosca molto bene, si sia appassionato guardando i lavori degli altri, oppure avendo magari delle palette di acquerelli si accontenta di ciò che ha senza provare, diciamo così, la novità. Con questo state tranquilli, gli farete conoscere un mondo fantastico, quindi è un bellissimo regalo. Spero che questo prodotto, che è veramente un qualcosa di non facilmente visibile presso le cartolerie, presso i negozi di belle arti, vi sia piaciuta. Se così
regalatemi un pollice in su, condividete il video sulla vostra pagina Facebook e soprattutto venitemi a trovare su Instagram, dove vi faccio vedere sempre tutte queste novità che voglio poi mano a mano portare sul canale. Io vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo coloratissimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!